mattina. Allora, come avete visto, è una storia lunga e complessa. Noi la prendiamo dal... Noi la prendiamo a partire, come vi dicevo, dalla storia di un bambino e di suo padre. Suo padre era Mario Amato, che era un pubblico ministero della Repubblica di Roma e che, al quale era toccato in sorte di indagare su quel gruppo di cui avete visto alcuni personaggi, in particolare Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, che da qualche anno, alla fine degli anni, insomma, che alla fine degli anni 70, avevano dato vita a un gruppo armato neofascista, fatto di una decina, quindicina di amici, camerati come si chiamavano tra loro, che avevano iniziato una stagione di violenza per rivendicare, dicevano loro, il diritto di essere e di proclamarsi e di dichiararsi pubblicamente fascisti, anche se poi magari i fascisti non erano proprio convintamente dal punto di vista ideologico, oppure erano diventati per caso, perché frequentavano un certo quartiere, perché c'avevano un amico che li aveva convinti. In quel periodo a Roma, come in altre città d'Italia, soprattutto le grandi città, c'era una contrapposizione ideologica molto forte tra i giovani di estrema destra e i giovani di estrema sinistra. E in questa contrapposizione c'era l'idea che, appunto, l'essere di destra era un po' più complicato, perché comunque l'Italia ha una storia che viene, l'Italia repubblicana nasce sull'onda della resistenza che caccia i fascisti e i nazisti dal potere e costruisce una democrazia dopo 20 anni di dittatura fascista. Quindi un po' per questo, un po' per i rapporti numerici, essere di estrema destra e dichiararsi di estrema destra era un po' più complicato. E quindi, diciamo, in questi ragazzi di 16-17 anni scatta in alcuni di loro quasi la voglia di rivendicare questo diritto apparentemente negato. E questa è la storia della fine degli anni 70, in cui appunto Mario Amato deve indagare perché questi commettono episodi di violenza. Però la storia comincia da prima, perché il terrorismo neofascista in Italia comincia almeno dalla metà degli anni 60 e esplode, proprio fisicamente esplode, con la bomba di Piazza Fontana il 12 dicembre 1969, che indebitamente sul momento fu attribuita agli anarchici, ma che oggi possiamo dire fu un attentato neofascista organizzato da elementi appartenenti a un gruppo neofascista che, del Veneto soprattutto. E poi dopo quella strage ce ne furono altri di attentati almeno fino al 1974. Le bombe dei primi anni 70, la strategia della tensione, vedono comunque con un ruolo centrale questi gruppi di estrema destra, si chiamavano Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo e altre sigle del genere, a loro volta collegate o coperte da esponenti dei servizi segreti. Come avete visto all'inizio del filmato, la storia comincia sostanzialmente così, perché queste bombe servono, per quello che poi si è svelato, servono a incutere in Italia un clima di paura, un clima di soggezione rispetto a movimenti di cambiamento che venivano fuori dal 1968-1969 con le rivendicazioni studentesche operaie. Le bombe cercano di incutere timore nella popolazione per evitare che l'Italia prenda una deriva considerata pericolosa, troppo pericolosa verso sinistra. Voi sapete che l'Italia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, viene incasellata nell'alleanza occidentale sotto l'egida degli Stati Uniti. L'Europa era divisa in due dopo la Seconda Guerra Mondiale, tra l'Europa occidentale e l'Europa orientale. L'Italia fa parte dell'Europa occidentale. Subito però al confine orientale c'è già la Jugoslavia e poi c'è tutto il resto dell'Europa orientale e quindi i regimi comunisti, e nel dopoguerra il timore
che anche l'Italia potesse finire sotto l'egida dell'Unione Sovietica c'è sempre stato, fino a che ci sono state le contrapposizioni tra Est e Ovest. E quindi le bombe servivano anche per evitare che dopo 25 anni, insomma dopo una stagione in cui i comunisti e la sinistra in Italia aveva ripreso vigore, potessero immaginare di andare al potere. Ecco, quella è la stagione della strategia della tensione, dove appunto i movimenti neofascisti, eredi del fascismo del ventennio precedente alla Seconda Guerra Mondiale, hanno un ruolo, anche, come vi dicevo, collegati a esponenti delle istituzioni e dei servizi segreti che li aiutano nel depistare le indagini, perché una costante della storia italiana è che quasi mai le stragi hanno visto dei colpevoli, però quasi sempre hanno visto dei colpevoli, dei depistaggi per evitare che venissero trovati colpevoli. E questo evidentemente è un problema, perché se uno depista è perché non vuole che si scopra chi è stato, o comunque teme che si scopra anche forse il proprio ruolo o i propri rapporti con chi è stato. E quindi c'è questa situazione, che dura almeno fino al 1975-76 e va di pari passo con quella contrapposizione molto forte che vi dicevo che c'era tra estremisti di destra e estremisti di sinistra, che si manifestava nelle piazze, nelle università, nelle scuole, per cui era molto frequente che ci fossero scontri, alla fine anche armati, tra esponenti della destra ed esponenti della sinistra. Il gruppo, e torniamo per riavvicinarci alla nostra storia, il gruppo romano di questi ragazzi poco più che adolescenti che cominciano a imbracciare prima le spranghe, poi i coltelli, poi i martelli, e poi le catene e poi le pistole fino alle mitragliette, si costituisce appunto a Roma, nei quartieri di Roma, a partire dalla metà degli anni 70, proprio in virtù di questa contrapposizione fisica con l'estrema sinistra davanti alle scuole e fuori dai quartieri. A Roma, come diceva uno degli intervistati nel documentario, c'era proprio la divisione delle varie strade, c'erano le zone dove era meglio non passare se uno aveva i capelli lunghi perché considerato di sinistra, e quelle zone erano egemonizzate dalla destra, e magari due strade più in là c'era invece l'egemonia della sinistra, e se uno passava con i capelli a spazzola o tagliati troppo corti o senza basette rischiava di prendersi, senza nemmeno sentirsi chiedere chi sei, dove vai, un'aggressione. Ecco, in questa contrapposizione crescono questi ragazzi che però assistono anche nel frattempo, e qui c'è il salto di qualità, a una evoluzione del fenomeno terroristico, perché nel frattempo in Italia, dopo le stragi, a partire dalla metà degli anni 70, prende piede un altro terrorismo, che è il terrorismo di estrema sinistra, il terrorismo dove principalmente fanno da protagoniste le Brigate Rosse e poi altri nuclei armati, che nel 74 rapiscono un magistrato e quindi cominciano ad aggredire le istituzioni. Nel 76 ammazzano un magistrato, poi cominciano a sparare su poliziotti, carabinieri, altri uomini dello Stato, finché nel 1978, come ricordava prima il preside, ieri era il 36esimo anniversario, rapiscono Aldo Moro, incidendo profondamente sulla politica italiana, perché Aldo Moro sarebbe diventato Presidente della Repubblica molto probabilmente di lì a pochi mesi, e loro lo uccidono prima che questo possa accadere. Prima lo sequestrano e poi lo uccidono. Ecco, di fronte a questa situazione di grande violenza politica e di effervescenza, anche quei ragazzini, anche quei ragazzi dell'estrema destra che avevano cominciato a fare a botte davanti alle scuole, si organizzano per reagire sempre più convintamente, sempre più violentemente alla situazione. Nel 77, che è l'anno di svolta di tutte queste vicende, soprattutto perché nelle piazze si comincia a sparare, anche durante le manifestazioni, perché un conto sono gli agguati dei gruppi terroristici, no? Che
sono persone che vivono in clandestinità, nascoste, che aspettano una persona sotto casa e gli sparano. Un conto sono le manifestazioni di piazza, che fino a quel momento sono state anche violente, ma venivano rovesciate le macchine, si tiravano le bombe Molotov. Invece nel 1977 compaiono le pistole delle manifestazioni di piazza. C'è gente che all'improvviso si abbassa il passamontagna o anche senza abbassarsi il passamontagna tira fuori una pistola e comincia a sparare contro i poliziotti. E quindi c'è un innalzamento dello scontro anche da questo punto di vista. Ecco, in questo clima ci sono anche aggressioni armate della sinistra contro la destra e ci sono aggressioni armate della destra contro la sinistra. Quel gruppetto che vi dicevo, nato intorno a Giusva Fioravanti e a quel gruppo lì, nel 1977, durante una manifestazione nella quale c'erano quelli di estrema sinistra che tentavano di aggredire una sezione del Movimento Sociale, partito di destra, perché la sera prima, in quella stessa zona, a Roma, nel quartiere della Balduina, c'era stata una sparatoria, era stato ferito un gruppetto di persone che aspettava davanti a un bar di sinistra. Il giorno dopo c'è una manifestazione per andare ad assaltare la sezione del Movimento Sociale come reazione a questo. Dalla sezione del Movimento Sociale, quelli che escono fuori cominciano a sparare e uccidono uno dei manifestanti, Walter Rossi, si chiamava, aveva 20 anni, ed è il primo morto ammazzato di quel gruppetto che fa capo a Valerio Fioravanti e ai suoi amici, diciamo. Gruppetto che comincia a sparare su altri militanti dell'estrema sinistra. Voi avete visto prima che Fioravanti racconta, dice: noi abbiamo cominciato a sparare per reazione, però questo non ci giustifica. Fatto sta che loro sostengono di aver cominciato a sparare per reazione, ma chi ha cominciato prima poco importa, il problema è che ci si spara addosso. E Valerio Fioravanti nel febbraio del 1978, mentre faceva il militare in Veneto, torna in licenza a Roma, siccome è passato appena un mese dalla strage di Via Calarenzia, dove avete visto che due militanti missini erano stati assassinati da un gruppetto di estrema sinistra e poi un terzo ucciso dai carabinieri, volevano vendicare quell'aggressione, e Fioravanti spara e uccide un ragazzo nel quartiere di Centocelle a Roma solo perché lo vede vestito, non sa nemmeno chi è, lo vede vestito da compagno, vede che c'ha i blu jeans, c'ha il giubbotto, c'ha i capelli un po' lunghi, c'ha le Clark ai piedi, quindi è uno vestito da estremista di sinistra, gli spara e lo ammazza, e quello è il primo delitto che compie. E poi ce ne sono altri, solo che a un certo momento si cambia l'obiettivo, perché loro, che rivendicano una diversità rispetto all'estrema sinistra, ma rivendicano anche una diversità rispetto ai fascisti della generazione precedente, quelli collegati alle stragi sostanzialmente, quelli di Avanguardia Nazionale, quelli di cui ho parlato prima, loro dicono: quelli hanno rapporti con le istituzioni, noi i rapporti con le istituzioni non ne abbiamo e non ne vogliamo avere, perché siamo ribelli anche contro le istituzioni, non soltanto contro l'estrema sinistra che ci vuole impedire di parlare, siamo ribelli anche contro le istituzioni che non ci piacciono. E quando nel gennaio del 79, per ricordare, perché questi hanno sempre quest'idea che a ogni anniversario, a ogni cosa devono ricordare quell'anniversario facendo un'azione violenta che li faccia tornare alla ribalta, diciamo. Quando nel gennaio 79, a un anno dalla strage di Via Calarenzia, avete visto nel filmato, assaltano Radio Città Futura, che è una delle radio libere dell'estrema sinistra che in quel momento c'erano a Roma, l'idea è quella di assaltare la radio, prendere i microfoni, dimostrare che loro sono forti almeno quanto l'estrema sinistra, perché entrano in un quartiere rosso presidiato dai rossi e hanno la possibilità di conquistare i loro microfoni, e poi da lì lanciare un appello per dire: basta spararci addosso tra di noi, spariamo insieme contro le istituzioni. Cioè
addirittura hanno l'idea di una sorta di unificazione delle forze ribelli giovanili, cosa che naturalmente dall'altra parte non sarebbe stata nemmeno minimamente presa in considerazione, perché se è plausibile che questi qui, cioè questi dell'estrema destra che si firmano NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, come dicono, sono fascisti e di destra così quasi per caso, perché rivendicano un diritto ma non sono ideologicamente particolarmente affini all'ideologia di destra, almeno inizialmente, poi magari uno si mette a studiare e finisce pure per crederci, ma però insomma si aggregano, e invece a sinistra c'è un'aggregazione molto più ideologica, per cui questa idea dell'unione delle forze giovanili e ribelli, diciamo, contro le istituzioni, poco avrebbe attaccato. Fatto sta che tutto questo non accade semplicemente perché quando questi entrano c'è una trasmissione gestita da donne in quel momento, sparano alle gambe di queste donne, tirano una Molotov, prende fuoco la radio, insomma tutto va diversamente da come doveva andare, quindi non c'è nessun appello. Ci sono soltanto 5 donne che rimangono tutte ferite alle gambe per terra e la sede della radio che va a fuoco, diciamo. Quindi questo è il risultato. E di risultati di azioni maldestre come queste ce ne saranno tante altre. Pensate che a dicembre del 79, quando questo gruppo di persone vuole uccidere un avvocato considerato colpevole di aver contribuito all'arresto di un capo neofascista che si chiamava Pierluigi Concutelli, che aveva ucciso un magistrato che indagava su Ordine Nuovo, lui era di Ordine Nuovo, Concutelli, quando devono uccidere questo avvocato sbagliano persone e uccidono un altro che non c'entrava niente, semplicemente perché gli avevano detto l'avvocato esce da quel palazzo vestito con un loden verde, quelli vedono passare uno con un loden verde sotto lo studio dell'avvocato e gli sparano, ma era un passante del tutto ignaro. Quindi, diciamo, alla violenza si unisce anche una certa, come la vogliamo chiamare, decidete voi, insomma. Comunque succede anche questo. Per dimostrare la diversità rispetto ai fascisti dell'epoca precedente, che cosa fa questo gruppo? Decide di attaccare le istituzioni anche, non più soltanto i comunisti, gli avversari storici, diciamo così, ma si attaccano le istituzioni. E allora questo stesso gruppo, guidato da Fioravanti e altri suoi camerati, a febbraio del 1980, per esempio, uccidono un poliziotto che faceva la guardia davanti a un'ambasciata per prendergli il mitra, perché così rimpinguano il loro arsenale, diciamo. E poi 3 mesi dopo, a maggio del 1980, uccidono un altro poliziotto che faceva la guardia davanti a un liceo, perché all'epoca davanti ai licei, proprio perché c'era questo clima di violenza di cui vi ho detto, c'erano anche le macchine della polizia che ogni tanto passavano per sorvegliare la situazione, per evitare che gli scontri degenerassero. E uccidono un poliziotto e ne feriscono un altro. Il poliziotto si chiamava Evangelista. Ecco, su tutto questo, su tutta questa galassia di episodi, in mezzo ci sono ferimenti, altri attentati, rapine, che adesso non abbiamo il tempo di... Su tutta questa galassia, la magistratura romana doveva indagare, perché sono tutti reati che arrivano a Roma. E alla Procura di Roma, mentre c'erano 3 magistrati che si occupavano, per esempio, del totocalcio clandestino, del totonero, cioè le scommesse del calcio, che all'epoca portò anche a degli arresti di calciatori famosi, ma insomma, sempre calcio scommesse era. Lì c'erano 3 magistrati che si occupavano di quello. Poi c'erano molti altri che si occupavano del terrorismo rosso, che continuava a mietere vittime. E c'era un solo magistrato che si occupava del terrorismo nero di cui stiamo parlando. Quel magistrato si chiamava Mario Amato e lui più volte tentò di dire, prima al suo capo, al procuratore Di Matteo, e poi al Consiglio Superiore della Magistratura, tentò più volte di dire: guardate che questi sono pericolosi, io sono da solo, non so se ce la faccio a reggere il peso di tutte queste indagini, perché
ogni reato, ogni rapina, ogni attentato era un altro fascicolo che si accumulava. E non era così semplice. E soprattutto era pericoloso perché c'era una certa protezione nei confronti di questi qui, e tra un momento vi dirò anche perché. Ecco, lui tenta di dire, guardate che il fenomeno viene sottovalutato, perché è giusto pensare alle Brigate Rosse, è giusto pensare all'attacco alle istituzioni, perché le Brigate Rosse stavano veramente mettendo in difficoltà lo Stato, le istituzioni. Però questi sono ragazzetti altrettanto armati, di 20 anni, forse con meno pericolosità per le istituzioni, perché non pensano di fare la rivoluzione, di rapire Aldo Moro, però sempre ammazzano persone. Sono armati e potrebbero anche loro fare, se non li si ferma in tempo, un salto di qualità che mette in difficoltà le istituzioni. Ecco, queste denunce sia al procuratore capo sia al Consiglio Superiore della Magistratura restano inevase, come si dice, cioè restano senza risultato. E perché questi ragazzi godevano di una certa protezione? Perché uno del gruppo era figlio di un magistrato di Roma, giudice istruttore, anche lui noto per le sue simpatie di destra, che si lamentava del fatto che c'era un magistrato come il dottor Amato che perseguitava questi ragazzetti, a suo giudizio. E quindi c'era anche dentro il Palazzo di Giustizia di Roma una diffidenza alimentata nei confronti del giudice del pubblico ministero Mario Amato, che insisteva nella pericolosità della situazione senza essere ascoltato, avendo anche arrestato e poi rilasciato, perché era coinvolto in quegli episodi, il figlio di un suo collega che lavorava due piani più sopra e che quando lo incontrava in ascensore lo guardava male. Ecco, in questa situazione pesante si innesca un meccanismo per cui quei ragazzini, avevano la vostra età, insomma, decidono di fare anche loro il salto che avevano fatto i loro predecessori quando avevano ucciso il giudice Occorzio, e cominciano a pedinare e a studiare le abitudini del pubblico ministero Mario Amato. Lo seguono nei suoi movimenti, scoprono dove abita, e la mattina del 23 giugno del 1980 lo vanno ad ammazzare. Come avete visto nel filmato, i killer sono due, uno guida la moto, l'altro scende e spara. Uno si chiamava Luigi Ciavardini, l'altro si chiamava Gilberto Cavallini. Gli altri due organizzatori, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, in quel momento, per crearsi un alibi, siccome erano i principali sospettati, si pensava che sarebbero stati i principali sospettati, erano nel Veneto, avevano anche affittato una macchina con la loro patente, col nome vero, proprio per avere un alibi. Però quella sera festeggiarono ordinando al ristorante ostriche e spumante. Poi la storia è continuata perché dopo la morte del pubblico ministero Amato qualche cosa è cambiato anche alla procura di Roma. C'è voluto un morto ammazzato per capire che questi ragazzi erano pericolosi. Subito dopo la sua morte i fascicoli sono stati, i processi sono stati affidati a un gruppo di pubblici ministeri che nel giro di un anno, attraverso indagini abbastanza approfondite, sostanzialmente hanno arrestato o reso innocui, diciamo, gli appartenenti a questo gruppo armato, che nel frattempo però ha continuato a fare danni, perché nel frattempo, fino a che non sono arrivati gli arresti, hanno ucciso altre persone, non solo a Roma ma anche in altre città d'Italia. E poi, secondo quello che è risultato dai processi che ci sono stati, e come si vede anche nel film che abbiamo visto, sono stati giudicati colpevoli della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto del 1980. Ora, su quella vicenda, voi sapete che ci sono
varie opinioni, perché loro che hanno poi col tempo confessato tutti gli altri delitti che hanno commesso, non solo l'omicidio del giudice Amato, ma anche dal primo che vi ho detto di Walter Rossi, quello ammazzato durante la manifestazione, e poi tutti gli altri, fino all'ultimo, li hanno ammessi tutti, diciamo. La strage di Bologna no, loro dicono che non sono stati. Però il processo, che si è celebrato con alterne vicende, prima c'è stata la condanna, poi c'è stata un'assoluzione, poi c'è stato l'annullamento dell'assoluzione, poi c'è stata un'altra condanna e poi c'è stata la conferma definitiva della condanna. Ecco, secondo la giustizia italiana loro sono colpevoli. E noi questo lo dobbiamo, cioè, è il verdetto ufficiale, quindi sono colpevoli. Però bisogna tenere presente che in questo processo c'erano tanti altri imputati che dovevano essere i mandanti, gli intermediari, quelli che avevano fornito l'esplosivo, eccetera. Nei vari gradi del dibattimento e dei giudizi tutti questi altri sono stati assolti o prosciolti. Alla fine restano soltanto i due esecutori materiali più un terzo giudicato a parte, perché addirittura era minorenne all'epoca, non aveva nemmeno 18 anni. Quindi noi sappiamo chi sono i colpevoli, la giustizia italiana ha individuato gli esecutori materiali, ma non ha individuato i mandanti e il progetto che c'era dietro, non è riuscita a individuare insomma, il movente della strage. E questo resta un punto interrogativo aperto. Dopodiché queste persone, in particolare Mambro e Fioravanti, sono state arrestate, uno nel 1981 dopo aver ammazzato due carabinieri vicino Padova, è rimasto ferito nel conflitto a fuoco, i suoi amici l'hanno lasciato in un appartamento, hanno chiamato un'ambulanza che l'è venuta a prendere, l'hanno operato, gli hanno salvato la vita e però l'hanno anche arrestato contestualmente. Un anno dopo a Francesca Mambro successe la stessa cosa, mentre partecipava a una rapina dove morì un ragazzino di 16 anni per un proiettile vagante sparato durante la rapina. Anche Francesca Mambro fu ferita nel conflitto a fuoco con una volante della polizia, fu abbandonata davanti a un ospedale dai suoi complici, è stata curata, guarita e arrestata. Tutte e due sono stati condannati all'ergastolo. Da questi due arresti sono passati più di 30 anni. Oggi queste due persone sono libere di nuovo, così come quasi tutti i terroristi che hanno partecipato ai cosiddetti anni di piombo, che sono stati protagonisti di cosiddetti anni di piombo. Perché questo? Anche gente che ha ucciso e che è stata condannata all'ergastolo. Perché? Perché la legge italiana prevede che anche per gli ergastolani, dopo 20 anni di galera, ci sia la possibilità, se hanno, diciamo, avuto un percorso che la legge chiama di rieducazione, ma al di là di questa parola che suona un po' sinistra, insomma, diciamo di reinserimento sociale, se dimostrano di essere recuperati alla società civile, dopo 20 anni e più di galera, da 20 anni in poi si può cominciare a chiedere il permesso di uscire e di riacquistare la libertà. E questo è successo anche per i terroristi dei NAR, in particolare questi due nomi che vi ho detto, che sono diventati un po' simbolici anche rispetto a tutti gli altri, proprio perché poi hanno accettato di raccontare la loro esperienza, avendo anche, come avete visto nei filmati, toni parzialmente critici rispetto alla loro esperienza, parzialmente perché quando Francesca Mambro dice ci siamo ribellati come ci si poteva ribellare a 15 anni, non è che era obbligatorio sparare, insomma, ribellarsi a 15 anni, questo è un po' il problema di fondo, non è che era proprio necessario fare quello che hanno fatto, anzi, quindi diciamo, però qui si entra poi in un campo delle opinioni che sono opinioni, però hanno detto questo e anche in base a questo oggi sono due persone di nuovo libere, che hanno una vita regolare, come tanti altri, la maggior parte dei terroristi italiani che hanno insanguinato l'Italia negli anni 70 fino ai primi anni 80. Questo per
quasi a dimostrazione, diciamo così, che si tratta di un periodo chiuso, no? Però è un periodo chiuso relativamente, perché molte cose restano ancora insolute, compreso, secondo loro, per esempio, la strage di Bologna, perché se non sono stati loro, come dicono, evidentemente è stato qualcun altro, ma non si sa chi è stato. Così come tanti altri episodi, soprattutto dello stragismo di destra, non sono stati affatto chiariti. Se pensate che solo pochi giorni fa la Corte di Cassazione ha ordinato di fare un nuovo processo per la strage di Brescia del 28 maggio 1974, cioè tra 2 mesi sarà il 40° anniversario di questa strage, sono già stati fatti almeno 8-9 processi, e però ancora non c'è nessun condannato e ancora si dovrà fare un altro processo. Quindi, diciamo, nonostante il periodo sia chiuso, le storie sono aperte, così come è aperta la storia di Sergio Amato, che quando suo padre è stato ammazzato era un bambino di 6 anni, ancora dormiva, ed è stato sostanzialmente svegliato dall'omicidio di suo padre. E da lì è cominciata un'altra vita. Perché il problema del terrorismo è anche questo, che in questa strana guerra che ho cercato di riassumervi velocemente, sono morte tante persone che avevano un ruolo, no? Oppure a volte non ce l'avevano, pensate a quello che è morto per caso perché hanno sbagliato, invece dell'avvocato è morto lui. Quindi ignari sono morti. Però poi sono morte persone che avevano un ruolo, come lo aveva il pubblico ministero Amato, perché era il nemico di questi ragazzi, nemico dal punto di vista dei ragazzi, diciamo. E però poi intorno a Mario Amato c'era una famiglia, c'era una moglie, c'erano 2 figli, c'erano tante altre persone che sono rimaste con la vita segnata da questo omicidio. Oggi Sergio Amato non è più un bambino, è un uomo di 40 anni, è qui con noi. Io intanto lo ringrazio per aver accettato questo invito e vorrei chiedergli se prova a raccontarci qualcosa di questa sua esperienza di bambino e poi di adulto che è costretto a scoprire un mondo che in quel momento non conosceva, ma che gli ha tolto suo padre.